È la notte tra il 25 e il 26 ottobre del 1954. Una pioggia torrenziale durata molte ore colpisce senza sosta la città di Salerno e vaste zone circostanti. Le conseguenze saranno catastrofiche, determinate da quelle che si rivelarono precipitazioni di portata eccezionale. Straripamenti, voragini, strade e ferrovie distrutte, ponti crollati, case allagate o spazzate completamente via. Un paesaggio trasformato e irriconoscibile, vittime e lutti ovunque. Alfonso Gatto scrisse: a Canalone non è restato nulla, nemmeno la chiesa. Come bloccato su un grande pianerottolo, il vecchio rione ha perso la soglia ove poggiava. Una tragedia che determinò più di 300 vittime su tutto il territorio interessato, oltre 100 nel capoluogo, più di 60 nel solo quartiere di Canalone. Il rione e il comitato di quartiere di Canalone di Salerno, con la parrocchia di Sant'Anna in San Lorenzo, nei giorni 24, 25 e 26 prossimi ricorderanno quella tragica notte per tenere viva nella cittadinanza la memoria di quella tragedia e la vita di quanti ne furono travolti. Le iniziative di questi 3 giorni, che godono del patrocinio del Comune, della Provincia di Salerno, dell'Autorità Portuale del Mar Mediterraneo e della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro di Salerno, sono state presentate stamani 21 ottobre presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l'assessore all'ambiente Massimiliano Natella, il presidente del Comitato Canaloni Luisa Concilio e gli organizzatori Rosa Caraffa e Vincenzo Sica. Faremo questi 3 giorni di eventi. Il 24 inizieremo con una benedizione e con una deposizione di fiori. Ci sarà la lettura di quella storia poesia La Malanotte di Alfonso Gatto, e poi faremo una breve ripresa di tutti i momenti fotografici nella nostra sede del Comitato di Quartiere. L'anno successivo ci sarà una passeggiata itinerante che verrà illustrata dai maestri del lavoro, e il giorno 26 nell'archivio comunale, nell'archivio storico comunale, ci sarà un convegno. La mostra fotografica e documentaria che in qualche modo si ripropone, perché questa è una mostra che c'è stata anche 20 anni fa, però con aggiornamenti, documenti e così via, quindi ci sarà questa mostra là sopra. Poi ci sarà un convegno dove parteciperà appunto il dottor Sirico. Sirico, poi ci sarà la dottoressa Vilma Leone della biblioteca provinciale, che farà una rassegna della cronaca locale dei giornali su questa cosa. Poi ci sarà Roberto Montinaro, che è un sociologo che abitava a Canalone, abitava e quindi ha scritto un libro allora, negli anni 70, 80, che è più giovane, e quindi ci parlerà di questa cosa. Poi c'è Giuseppe Napoli, che farà notizie storiche su questa cosa, e poi privilegiamo anche l'assessore, che quale è un momento di ricordo, ma quello che è il ricordo è quello che necessita ogni giorno per il quartiere, la possibilità di tenere conto delle difficoltà che viviamo, oltre allo scarico che dovrebbe essere un poco più effettuato, anche un po' più giù, proprio per sanare tutta questa. È stato fatto l'anno scorso un bel lavoro, però bisogna proseguire e poi monitorare. È un modo come un altro per affrontare in modo anche in memoria dell'alluvione quelle che sono oggi le problematiche di un quartiere importante. 70 anni sono tantissimi anni, il ricordo è rimasto vivo soprattutto per il tramandato orale. E noi come maestri del lavoro faremo 2 passeggiate nella stessa giornata, proprio per dare la possibilità a quante più persone di partecipare, andando proprio sui luoghi e mostrando quello che è oggi, rapportato alle immagini di quello che era nel giorno dopo l'evento, diciamo. Quindi perché non c'è nessun luogo che abbia modificato tanto il suo aspetto, proprio come il centro del rione. Quindi, partendo da queste cose, abbiamo la necessità di far capire effettivamente quello che avvenne
a livello idrogeologico, le cose che hanno contribuito ad accrescere il disastro e poi quello che è stato successivamente. L'itinerario è abbastanza breve, parte dal capolinea del Pullman, sale da una rampa di scale, saranno una cinquantina di metri in salita, e più o meno la stessa misura in discesa, quindi, però è molto particolare perché le foto incentrate in quel luogo non sono riconoscibili facilmente come luogo del disastro, a diversità per esempio del campanile dell'Annunziata, che fotograficamente è molto più visibile. Vi faccio per esempio già l'esempio della foto proposta sul manifesto: è una chiesa che nessun salernitano può conoscere perché è scomparsa del tutto, non esiste più.